Luzzi, perché vedo che con lui c'è una persona che conosco bene, che è Abubakar, che è il sindacalista dei braccianti, quindi non ho capito bene come mai è insieme ai lavoratori di Whirlpool. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come mai sei lì, Perché sei qua con il Abubakar? lavoratore Whirlpool? Siamo oggi in piazza perché i lavoratori della Whirlpool e anche dell'intero Indelto, che coinvolge oltre 1.000 lavoratori e lavoratrici, sono oggi vittime anche di una forma di caporalato digitale, vale a dire multinazionali che portano via finanziamenti pubblici passando sul corpo di lavoratori uomini e donne in un territorio che si Ma che chiama il finanziamenti pubblici Mezzogiorno. hanno Ma il problema del avuto? Mezzogiorno non è solo il Mezzogiorno, è dell'Italia intera. Quindi il destino dei lavoratori, delle lavoratrici della Whirlpool e dell'intero indotto è il destino dell'Italia intera. Quindi stare dalla parte dei lavoratori vuol dire che non possiamo consentire a multinazionali che portano via finanziamenti pubblici, generando profitti e fregandosene del destino di uomini e donne. Provate a vivere con 400-500 euro in meno di stipendi al giorno, al mese. Provateci, è di questo che bisogna parlare. E lo Stato non può stare lì, inerto, a stare in una forma di balletto come quelle che abbiamo alle nostre spalle. Qui c'è bisogno di salvare non il lavoro, i lavoratori garantendo i posti di lavoro. Questo è il messaggio chiaro da questa piazza, con lavoratori e lavoratrici uniti insieme.